E ciao a tutti ragazzi, qui è Andrecal che parla e bentornati, c'è Chris che parla, ma è bene. Bentornati su un nuovo video di Islands dove ci eravamo lasciati, c'era un bordello cane, il bordello cane è famoso. Chris parla. No, io ti parlo. Ecco, come avete sentito? Non puoi parlare? È in chiamata con me, non so, probabilmente lo sentirete male perché in video fa tutto schifo. Oggi dovevo uscire, e lo dico a me stesso, un video di Terraria. E voi direte, allora, ma perché non l'hai fatto uscire Terraria? Per il semplice motivo che l'hanno aggiornato con la Journey's End, ragazzi, il nuovo aggiornamento. Io infatti non facevo Terraria perché stavo aspettando questo aggiornamento. E quindi perché non ho fatto il video? Beh, semplicemente Terraria, per quanto io l'abbia disinstallato, reinstallato, modificato tutte le impostazioni, non posso giocare. Cioè, quando io entro non posso fare niente, solo stare fermo e picconare, è l'unica cosa che mi fa fare il gioco. E voi direte, prossimo, premi i tasti, porco cane, ci credo, è facile così. No ragazzi, io i tasti li premevo, li ho anche modificati, ma non funzionano. Chris ne ha la prova, tra l'altro. E quindi, ecco, quindi niente ragazzi, il mondo fa schifo, anzi Terraria fa schifo. Contattate gli sviluppatori e ditegli di morire poco felici perché avranno un giocatore in meno. Quindi non ci saranno più video di Terraria, come non ci saranno più video di Minecraft Pocket Edition, perché io sfiga, Terraria non mi funziona e Pocket Edition nemmeno. Yeah, che bello. Sappiate che sto aspettando almeno la prima preversione per continuare la vanilla su Minecraft, quindi continuerà, soltanto che devo aspettare la prima preversione. E niente ragazzi, e niente, siamo tornati tra l'altro alla nostra base e vi ricordo che era successo di tutto, era veramente accaduto qualsiasi cosa, avevamo trovato pirati, tesori, zolfo, di tutto. Qua abbiamo appunto lo zolfo, che adesso voglio capire a cosa serve. Allora, ok, Chris non collaborerà molto nel video perché non è online su Islands, purtroppo. Dici il motivo, dicelo. Purtroppo, sentite. Allora, sto laggando? No, non sto laggando. Ah, tra l'altro ragazzi, ho raccolto anche i fiori magici, che guardate. Tadan, servono per la polvere magica ragazzi, che ci sarà molto utile. Peccato che io non ho il mortaio, perché ho detto, il mortaio serve per i coloranti, cosa vuoi che mi serva? Ma sono un genio anche io. No, lo zulfon. Cosa serve? Attenzione, signori, posso farmi la polvere da sparo, il fiammifero, che mi sembra una cosa utilissima, e la lastra in gomma. Sì, ma mi serve la postazione chimica. Cioè, io quando ce l'avrò la postazione chimica. Postazio. No, allora, andiamo su postazione da lavoro. Cosa mi manca? Mi manca la postazione chimica, effettivamente. Cosa mi serve per la postazione chimica? Oddio, mi serve il rame. Va bene ragazzi, allora lascerò qua un po' di robe. Tipo qua cos'è che c'è? Ah, qua ci sono le erbe. Non pensate male ragazzi, non pensate male. Christian secondo me avrà già pensato male. Vero Christian? Oddio, ma sto vedendo, vabbè, voi non vedete la telecamera di Christian, vari motivi professionali. Perfetto. Allora, fatemi mettere via tutto il legno e forse metterei via anche i metalli come l'oro. Ma l'oro. Ancora. Christian? Sì. Ariu, stare bene. No, non voglio dormire. Fammi uscire. Ok, perfetto. Metti via questo, metti via questo. Resina ce la posso mettere nel legno, perché tanto alla fine la resina la prendo dal legno. Legno ho detto. E niente, vabbè, non ci siamo svuotati ancora l'inventario. Ah, e abbiamo trovato anche altre due nuove armi, come l'archibugio a canna doppia. Aspetta, questo è figo. Questo archibugio a canna doppia mi sa tanto che, Chris, tu non lo puoi vedere, ma l'è meraviglioso, poi vedrai nel mio video. È proprio
meraviglioso, ragazzi. C'è un intruso che sta entrando in casa mia, no problem, ragazzi. Ebbene, oggi entreremo di nuovo nella caverna e non per morire male, però per altre ragioni abbastanza ovvie. Quindi, scusate se sentite un po' di casino, è normale. Vediamo un po'. Continuo la caverna perché voglio capire dove andrà. Secondo te troveremo il rame? No. No? Chris non è fiducioso in me, ma io invece penso che il rame lo possiamo trovare. Sti guardi, erba su difensivo. Ale, quando li trovi questi? Quando? Ok, va bene, come avete sentito Chris ha trovato gli stivali di erba, sì, perché sta giocando a Terrarione Nazionale. Stai giocando a Terrarione Nazionale? Guarda, qua è pieno di funghi, peccato che non servano a nulla. Qua ragazzi, se vi ricordate, nello scorso episodio era accaduto di tutto. Ho trovato il Crimson! Ho trovato i funghi rossi. Chris si è mutato. È un muro. Ragazzi, è ufficiale. La caverna è finita. Quindi siamo veramente nei guai seri. Finché almeno non trovo un prolungato. Ma salve a lei! Lei cosa vuole, maledetto? Io ho trovato la morte, se vuoi saperlo. Ma guarda quanto è resistente quello rosso. Guarda polvere di Islandium che mi ha dato. Ma è meraviglioso, cavolo. Allora, fammi posizionare la caverna almeno qua. Sì, la caverna, la lanterna. No, vabbè, adesso quello mi attacca. Adesso tutti mi attaccano e che cosa vedo? No, Chris, la nuova arma fa un male cane. La nuova arma fa un male bestiale. Cioè, ai golem gli tolgo un botto. E niente, Chris è ufficiale, sono P. Vuoi dire qualcosa a riguardo? Sì. E ragazzi, il nostro Christian è anche un commentatore di live di League of Legends, vero Chris? Esatto. Non è vero. Non credete, ragazzi, non credete a chi non crede. Ho sentito Chris teletrasportarsi. Vabbè, ragazzi, alla fine non abbiamo trovato nulla. Non abbiamo trovato nulla se non... Attenzione! Islandium, un botto di Islandium. Plague Mace? No! No! Non sto male! No, papà, io sto male! Io non sto male! Posso stare male? No, perché poi mi tocca chiamare il 911, però se proprio ci tieni, fai, cioè. No, Ale, devi guardare. Sì, perché siamo in videochiamata, ragazzi. Però io devo uscire dalle caverne più tetre guardando te adesso. Cos'è? Oddio! C'è questa? Oh mio Dio! Se tu lo tieni premuta fa così, poi lo rilasci e dai la botta. No, vabbè, ragazzi, voi non starete vedendo, ma è successo di tutto. Da Chris. Chris è il nostro telespettatore speciale d'onore, signori. Guarda oro! Oro nero! No, io già vedo le bestie, già vedo le bestie. Oh, che noia. Piazza qua. Vai da lui, guardala. Oh, ma io ho già finito i colpi. Vabbè, posso farmene altri, però cavolo. Però se devo fare altri colpi è difficilissimo. Cioè, serve un botto di roba per fare sti colpi, l'ho detto io. Perché serve la polvere da sparo, che io ho, per carità, Oh, ne ho ucciso uno. Cosa c'è scritto? Sono ferito. Ma ti droghi? Ma non è vero. Cioè, sì, sei ferito, ma amico mio, cioè. Io non sto capendo, penso di star vedendo tanti glitch. Ragazzi, se voi non vedete niente, ripeto, è normale. Quindi state tranquilli se non vedrete nulla per un bel po'.
Però neanche io sto vedendo niente, purtroppo vedo solo la luce dei miei nemici. Capite che non è il top. Però non ci posso fare niente, ragazzi. Ho questa luce che fa schifo, cioè non vedo niente. Allora. Oh, niente, continuo a trovare dei muri. Non trovo il maledettissimo rame, ragazzi. Male, 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 male. Non trovare il rame è proprio male. Perché poi non so se ci sia un'altezza precisa a cui trovare il rame. Nel senso che lo puoi trovare ovunque o se lo trovi a una certa distanza dal livello del mare. Guardo cristalli. Non vedo mostri? Eh beh, ovviamente non vedo mostri. Cosa vedo? Un muro davanti ai miei occhi. Perfetto. Ebbene ragazzi, se mai scrivetemi sotto nei commenti se mi sono perso qualcosa. Però ragazzi, in realtà io non vedo nulla. Cioè qua abbiamo l'ultima intersezione, qua l'ultima zona. Intersezione, cioè sembra che sto facendo una CTM. E no, anche qua è chiusa. Peccato, peccato. Non capisco perché il mio omino non recupera cuori, ma li mortacci tua. Non hai fame? Ho capito, allora come li recuperi sti maledetti cuori? Cioè. Ah, perché forse vuole che io sia fuori da una caverna. Ma sarai maledetto. Allora, per carità, la caverna è una caverna bella fortunata comunque, però niente, non c'è rame. Perché allora ragazzi, vi spiego, io non volevo andare troppo al di fuori della mia isola. Così per vari motivi, qua nell'isola avevo tutta la base, non volevo allontanarmi. Però mi sa tanto che sarà ciò che accadrà. Dovremo partire ragazzi per una nuova isola. Auguratemi il bene, fuori è notte, cavolo, fuori è notte. No, fuori è notte. Oh, siamo finiti. Dimmi che ho un fucile carico, non ho neanche un fucile carico. Allora, devo arrivare alla mia base cercando di non farmi notare dai lupi e dai golem. No, c'è anche la bestia, ragazzi, guardatela là. Quella si chiama la bestia, quella roba là. E non voglio sapere perché si chiama così. Oh mio Dio. Chris è morto? No. Vero? Beh, anche un po' ovvio. Beh, perché infatti. Si chiama la bestia. Vabbè, dormi amico mio, dormi fino al mattino. Ma se faccio esci? Ok, va bene, mi sveglio, non volevo svegliarmi. Olè, il mio personaggio ha fame. Ok, va bene. Allora, fatemi pensare. Potrei andare dall'altra parte dell'isola a prendermi le barche. Oddio, volendo posso anche farlo, non è un problema. Però, c'è un però. Tutto è un però, o meglio che ho troppi oggetti. Vabbè che alla fine cos'è che ci serve avere? Fatemi vedere un attimo qualcosa. Allora, qua posso metter via semmai l'archibugio perché non mi serve. Piccone, il martello di pietra, ragazzi, che non l'avevo ancora messo via. Ok, qua cos'è che aveva? Le erbe? Sì, le erbe. Non c'entra niente con le erbe, ma io per ora metto anche l'Ailandium. Che ripeto, non c'entra niente, però intanto io ce lo metto. Perché ancora non abbiamo spazio per altre chest. Questa io la posso collocare, quindi la collocherò qua. Ah, posso solo prenderla, ok. Quindi dentro non posso metterci niente. Beh, ho una caraffa. A meno che non posso prendere dell'acqua. Con una caraffa, Chris, diresti anche tu che puoi prendere dell'acqua. O no? Esatto. Ecco. Qua ragazzi ci sono i miei innumerevoli cadaveri, perché ho il potere del rinascimento. Effettivamente ho anche l'armatura rinascimentale, quindi proprio siamo messi alla grande. C'è una capra. Salve capra. Spero non siano dispawnate le mie barche. Oddio, c'è un albero che è caduto. Ok, poi Chris vedrai nel video. Ok,
bello. Cos'è, un coniglietto? Lino, aspetta, questo è lino. Il lino mi serve. Però forse non dovrei prenderlo adesso. No, però è meglio se lo prendo ora, va? Tanto quanto spazio ho nell'inventario. Stai, avanza. Ah, un'accetta. Ok, va bene. Avevo una forma strana. Ma io ce l'ho, lascia. Boh, bug. No, Cristo, ho trovato un cavallo rarissimo. Penso rarissimo. Guardatela in fondo, che bello. Allora, a me non mi interessa avere un cavallo. È nero e rosso. Non mi interessa avere un cavallo perché onestamente, ragazzi, non mi serve. Però, comunque, wow, figo. Allora, davanti a noi abbiamo la nostra isola. Penso che fin qua ci arrivavamo tutti, no? No, sapete cosa? Potremmo viaggiare nel prossimo episodio ed magari, se noi andiamo indietro, in teoria, troveremo i veicoli, ragazzi. Perfetto, navi. Oh, yes. Dove cavolo è, però? Io non voglio quella grande, voglio questa. Tela che si fa col gomitolo non è un problema, ce l'ho. Però servono 5 tele. Quindi devo fare un sacco di gomitoli, ma non è un problema. Allora, ragazzi, facciamo così. Io non partirò, bensì nel prossimo episodio farò la nuova barca, ragazzi. Va bene, ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Da qui, ragazzi, è tutto. E ci vediamo ad un prossimo video. Se il video vi è piaciuto, lasciate like. Chris? No, cosa devono fare? Lasciare like? Iscrivetevi. Ok, iscrivetevi anche al suo canale che si chiama... Boh, come si chiama il suo canale? Non mi ricordo. Non si ricorda? Quindi iscrivetevi a Non si ricorda. E niente, condividete naturalmente anche il video con tutti quelli che conoscete, anche con Dimitri, ragazzi, anche con Dimitri. E io salvo il gioco perché sennò qua siamo fritti. E niente, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!